Bentornati all'ultimo episodio della nostra serie di webinar sulla gestione del BIM. Sono Mirko e oggi introdurremo l'argomento BIM hollywoodiano e il BIM pratico. Tratteremo per l'appunto questi due argomenti. Iniziamo con il BIM hollywoodiano. Sembra fantastico e da vedere, ma in realtà c'è molto lavoro per produrlo. Quando si pensa a Hollywood, tutto ciò che vediamo è il risultato finale. Un film di un'ora e mezza o due, ma dietro le quinte stanno succedendo tante di quelle cose che noi non vediamo. Andiamo a vedere più nel dettaglio questo BIM hollywoodiano. Ci sono molti punti di vista da dove vendere il BIM, utilizzare il BIM nel tuo processo di vendita. Potresti essere un architetto che cerca di tenere il lavoro da un proprietario, potresti essere un imprenditore che cerca di mettere insieme tutti i pezzi e fornire un servizio migliore al tuo cliente. O potresti essere un fornitore di servizi BIM o un consulente BIM. Quindi tutte queste persone hanno requisiti diversi. Potresti inserire il BIM sul tuo sito web, che è un buon primo passo. Hai un addetto alle vendite che offre opportunità BIM? Di solito i team hanno una presentazione o una persona che potrebbe conoscere quel tanto che basta sul BIM per venderlo. Il che potrebbe essere pericoloso se il tono di vendita non è accurato o realistico. Qui abbiamo Tom che vende il BIM come un diamante magico e trasforma tutto quello che tocca e farà i miracoli per costruire tutto per te. Forse molte persone stanno facendo promesse come queste. Avremo la fase di progettazione più veloce di sempre, avrà lo 0% di scarto, vedrai tutto in VR, tutto sarà perfetto. Beh, chiaramente stiamo esagerando, ma questo può essere il modo in cui la presentazione di vendita potrebbe riuscire o meno. Quindi queste promesse portano dei clienti? Sì, certo, hanno detto tutti sì. Quindi se vendi BIM, se hai un buon sito web che mostra tutte le meraviglie del BIM e offre una buona presentazione di vendita, sì, porterà a casa un po' di lavoro, che è grandioso. Come potrebbe reagire il manager BIM una volta che ha sentito quello che gli hai venduto? All'inizio ti dirà: bene, ottimo, ben fatto, buon lavoro. E poi? Hai detto cosa? Cosa hai promesso? Quindi il manager BIM è quella persona che ora deve impegnarsi a mantenere in qualche modo le promesse fatte. Ma allora perché il manager BIM dovrebbe essere così turbato? Bene, il manager BIM capisce cosa deve accadere per mantenere quelle promesse, capisce cosa c'è da fare. Tutti gli strumenti, i processi e le migliori pratiche necessarie per fornire un progetto di successo con il BIM devono essere tutti presenti o il risultato finale che il cliente si aspetta non prenderà vita. Bene, andiamo a vedere cosa succede di solito. Questo è appunto quando il BIM è stravenduto. In generale, quello che vediamo è che i team sono forse un po' più frenetici. Non è un processo semplice e dobbiamo mantenere le promesse fatte per assicurarci che le aspettative dei clienti siano soddisfatte prima di arrivare alla fine. E questo può significare che le persone e le risorse possono essere distribuite, i processi e le attività si ingarbugliano e non è il flusso di lavoro semplificato che speravi. E quello che vediamo è che la maggior parte delle volte non soddisfano queste aspettative, non forniamo pienamente ciò che il cliente voleva perché è sopravvalutato, come questo rendering qui, non sono sicuro che soddisferebbe le aspettative. Pertanto non avremo molta soddisfazione dal cliente se vendiamo e non consegniamo per tempo. Ovviamente sembra ovvio e va da sé, ma il BIM è ancora stravenduto e questi scenari si verificano ancora troppo spesso. Sì, purtroppo è così. Quindi se ciò accade, pensi che il cliente vorrebbe il BIM nel suo prossimo progetto? Ne dubito. Sicuramente non è convinto che ne valga la pena. Quindi ora esaminiamo un approccio più pratico alla vendita. Conosciamo Ellen. Ele è una strategia pratica del BIM, sa esattamente come gestire l'intero flusso di lavoro e condividere con il cliente ciò che è pratico e ciò che verrà consegnato e ciò che le farà guadagnare di più. Quindi diamo un'occhiata alla sua strategia pratica del BIM. Ecco i quattro punti che affronta principalmente. Si assicura di porre le domande giuste, rilevanti per ciò che le può fare. Ha definito uno scopo chiaro e visivo, che fosse facile da comprendere e discutere con il suo cliente. Ha ottenuto un accordo con tutte le parti interessate su quali sono i risultati finali e gli obiettivi da raggiungere e continua a riferire al suo cliente sui suoi progressi. Quindi discutiamo di questi quattro punti. Prima di tutto, come fa Elena a porre le domande giuste?
Beh, devi guardare quali sono alcuni dei servizi che lei e il suo team possono realisticamente realizzare. Ecco alcune domande che, come architetto, potresti voler considerare. La realtà virtuale per i tuoi progetti di design è qualcosa che potrebbe interessare il cliente, perché ogni piccola domanda che fai inizierà a dettare quale tipo di scope dovresti e non dovresti includere nei tuoi progetti. Sono solo alcuni esempi di ciò che potresti voler chiedere. Domande come: puoi aiutare con la locazione anticipata dell'edificio? Puoi aiutare a identificare eventuali opportunità prefabbricate? E questo non è fatto un elenco esaustivo. Ci sono molte altre domande che potresti voler porre, domande che sono rilevanti per ogni progetto e situazione. Ma sai, ponendo queste domande dettagliate, piuttosto che solo "ti piacerebbe il BIM?" oppure "ecco un modello 3D davvero interessante?" Esatto, se non l'hai stabilito e hai quelle aspettative allineate dall'inizio, diventa un compito frustrante dover tornare indietro e aggiungerlo al contrario, o aggiungerlo al tuo flusso di lavoro. Quindi fare questo tipo di domande aiuta a eliminare il maggior rischio possibile da parte tua e ti evita anche di sembrare il cattivo quando devi iniziare a fatturare spese extra per servizi che non erano stati chiaramente affrontati in precedenza. Alcuni costruttori potrebbero porre domande diverse e potrebbero riguardare maggiormente le aspettative di ricevere i modelli del team di progettazione, se possono essere utilizzati, e se l'aspettativa è di utilizzare quei modelli per l'uso sul sito di costruzione. Quindi, avete intenzione di utilizzare una qualsiasi nuova tecnologia per aiutare a comprendere la progettazione, la costruzione o il progresso? Possiamo utilizzare i modelli di questo progetto per ottenere quantità per le stime? Perché a quel punto anche i team di progettazione devono sapere perché devono modellare diversamente, anche perché non sempre si progetta in 3D, se non richiesto o non lo sanno. Ed è qui che si verificano molti problemi di comunicazione, che possono essere la causa di aspettative mancanti. Una delle domande di solito è: stiamo usando il modello per scopi di gestione degli edifici? E questo sembra essere qualcosa di più per l'appaltatore. Quindi in questo elenco, stai cercando di ridurre il costo del ciclo di costruzione? Ovviamente, ma vorreste ricevere i dati di consegna dell'edificio in un BIM o in un formato COBI? Che tipo di scambio di dati stai cercando? Quali sono i requisiti di informazioni che sono interessanti per te? Come vorresti usarli? E a volte il proprietario potrebbe non essere pronto per questo. A volte il proprietario potrebbe non essere interessato, o perché non ne farà uso, o l'edificio sarà gestito da qualcun altro. Quindi fare davvero le domande giuste è davvero molto importante. E poi, se sei un fornitore di servizi BIM, quali sono alcune delle cose che potresti cercare? Il primo punto è: esiste un modello di progettazione attuale? Sto prendendo un progetto per accelerare il processo di modellazione per il coordinamento o per qualche altro uso BIM? C'è un modello attuale che devo aggiungere o modificare? Questa è una grande domanda a cui dobbiamo rispondere. A volte può essere necessario più tempo per prendere qualcosa che è già esistente e usarlo per soddisfare determinati standard. Quindi ciò potrebbe richiedere più tempo del dover ricominciare da capo. Inoltre, è coinvolto il coordinamento BIM? Quanto deve essere accurato? Qual è il load? Qual è il livello di geometria? Le informazioni? Queste sono alcune delle domande per le quali potresti voler ottenere risposta. Sì, se sei un fornitore di servizi BIM, sapere perché è sempre importante e a volte è difficile fare queste domande perché vuoi solo firmare il contratto. Sa, facciamo modelli BIM, fantastico. Facciamo qualsiasi tipo di rendering, ottimo, ma potresti produrre troppo in certe aree e meno sotto altre. Quindi, identifica davvero come verrà utilizzato quel modello e assicurati di identificare lo scope giusto piuttosto che il sopra e il sotto del modello. È davvero fondamentale. Allora, come fa Elena a definire questo scope chiaro e visivo? Quindi, se è un architetto, potrebbe guardare di più alle finiture se si tratta di revisione del progetto. Se si tratta di un modello che verrà utilizzato e esaminato, a volte la precisione è davvero importante. È importante definire quello che non verrà aggiunto al modello. Inoltre, conosci il processo di progettazione, devi anche sapere quali sono le tue capacità per assicurarti di allineare quelle aspettative. Quindi, se in questo progetto ci si aspetta ARVR, quali aree esamineremo con la realtà virtuale? E l'intero edificio? Perché ciò influisce sul tempo necessario per aggiungere tutti questi materiali. Quindi tutte queste sono le domande che dovresti porre in base alle tue capacità. E una volta che sai cosa puoi offrire e consegnare,
Le domande diventeranno più facili da porre. Quindi un costruttore potrebbe essere più concentrato sulla collaborazione. Se tratta di collaborazione me, abbiamo vincoli del sito e forse abbiamo bisogno di fare un'infrastruttura del sito o il coordinamento del sito utility, forse entrambi. Quindi questo è il tipo di domande su cui dovremmo concentrarci. Sì, e per i team di assistenza si dispone di un elenco standard di scope. In una forma visiva è possibile comunicare con il cliente. Non è necessario essere esperti BIM per capirlo ed essere in grado di concordare visivamente lo scopo. È davvero importante. Quindi, una volta che hai completato il flusso di lavoro, di porre le domande giuste e di essere in grado di definire ciò di cui hai bisogno, come fa Elen a ottenere l'accordo? Bene, di solito quello che succede è che finisci per dire: ok, ho tutte queste cose, devo tornare indietro e creare una proposta. Devo creare un PDF e poi inviarlo per email. E poi seguirli e inseguirli per avere una risposta. Ma Elen, anche prima di lasciare la riunione, puoi inviargli online e anche stampare per dare letteralmente in quella riunione lo scopo concordato in un PDF ben formattato. Quindi tutto questo follow-up viene prima fatto ancora prima di finire la riunione. Quale ottimo modo per risparmiare tempo, denaro e lo stress di rincorrere o aspettare per le prossime settimane tutta questa documentazione. Sembra un ottimo modo di lavorare. Quindi, ovviamente, tutti i clienti vogliono sapere cosa sta succedendo e come stanno andando le cose, ma a volte ciò può richiedere molto tempo per condividere aggiornamenti e tenere informato un cliente. Bene, Elen utilizza un flusso di lavoro di aggiornamento semplice e continuo in cui i team che stanno eseguendo la modellazione trascinano e rilasciano un'attività e immediatamente il modello è codificato a colori in base a quegli oggetti. Collegati in modo che il proprietario possa vedere se qualcosa è andato avanti o si è fermato, come in questo esempio. La codifica colori rappresenta qualcosa che effettivamente avvale come l'approvvigionamento. Quindi essere in grado di mantenere quella serie di requisiti con un elenco di attività che i team responsabili possono semplicemente trascinare e rilasciare, e questo aggiorna istantaneamente l'ambiente live e ha il controllo su ciò che vedono e cosa no. E gli aggiornamenti non sono solo per i clienti. Possono essere per chiunque desideri condividerli, il che significa che non è necessario inviare aggiornamenti individuali ogni volta che si verifica un progresso o un ritardo nel progetto. E poi, man mano che i modelli vengono approvati, semplicemente pubblicandoli nello stesso ambiente, essere in grado di scaricare quel modello per utilizzarlo in altre applicazioni o flussi di lavoro. È una funzionalità davvero eccezionale e rende le cose più facili e lean. Quindi abbiamo parlato del lato hollywoodiano delle cose e di come questo sia il modo più semplice per vincere rapidamente alcuni progetti e impressionare i clienti nel breve termine. Ma è probabile che ti ritroverai con un cliente che non desidera utilizzare il BIM nel suo prossimo progetto, se la sua esperienza non corrisponde alle promesse che sono state vendute durante la fase di vendita. Successivamente abbiamo parlato di Elen e dei suoi quattro passaggi pratici. Per definire i migliori requisiti BIM e assicurarci che il cliente abbia l'opportunità di essere soddisfatto. Quindi pensi che il cliente sarà soddisfatto ora? Beh, sicuramente penso che saranno più soddisfatti in uno scope più chiaro e ben definito. Quindi probabilmente ti daranno un 10. Sembrano felici, no? Il che è sicuramente una buona cosa. Quindi come confrontiamo questi due approcci? Abbiamo esaminato il flusso di lavoro hollywoodiano, che aveva molti colpi di scena e viceversa, fornitori di servizi che si tiravano i capelli cercando di soddisfare i criteri BIM, che era stato promesso senza il loro contributo o accordo, e finendo con un risultato mediocre. Scegliamo un approccio pratico, un approccio specifico al target, con obiettivi davvero importanti, propositivi, molto ben definiti, e quindi consenti di comunicare i progressi mentre procediamo. E di conseguenza, pensi che il cliente vorrebbe un approccio BIM più pratico nel suo prossimo progetto? Penso proprio di sì. Allora qual è la morale della storia? Mantienilo semplice. Meno può essere di più. Qualità sulla quantità. Soprattutto per quei team che hanno appena iniziato con il BIM, è importante vincere il primo progetto BIM. È un enorme trampolino di lancio per ottenerne uno e poi doverlo implementare. Ma se inizi in piccolo, sapendo in cosa puoi impegnarti, cosa puoi ottenere, hai molte più probabilità di ottenere risultati migliori. Ottimo così. In conclusione, cosa dobbiamo fare? Poni le domande giuste, domande rilevanti per il lavoro che puoi fornire.
Definisci gli scoop che il tuo cliente possa capire. Il tuo cliente probabilmente non è un esperto BIM, quindi progettare una visuale, uno scoop molto chiaro, è estremamente importante per lui e ti farà guadagnare la sua fiducia. Assicurati di avere un flusso di lavoro che riduca i tempi di amministrazione, permettendogli di concentrarti su ciò che è importante, quindi meno tempo per creare documenti, PowerPoint, documenti Word, fogli di calcolo, più tempo per progettare e ottenere dettagli corretti, e disponendo di una struttura di reportistica continua che mantiene tutti informati senza che tu debba raccogliere aggiornamenti da tutti e inviare informalmente tali aggiornamenti tu stesso. Ciò consentirà di risparmiare così tanto tempo e fatica e infine ti permettono di vincere più e più contratti. I clienti vedono i vantaggi di lavorare in questo modo, apprezzano i metodi e comprendono il valore di un approccio pratico al BIM, il che significa che vogliono lavorare con te. Ancora e ancora. Il nostro webinar si conclude con questo episodio. Un saluto a tutti e grazie per aver partecipato.